perché ci fossero le condizioni di ridare a questo paese decoro, bellezza, di restituirla alla sua dignità. E sul versante del lavoro io ho gioggiato due giorni fa, professore Todaro, che ha avuto affidato, che ha proposto la costruzione di paleolici nella parte bassa del territorio di Bione. Sono andato a negoziare l'aumento del contributo che deve dare al comune, perché purtroppo abbiamo trovato un comune messo male dal punto di vista finanziario. 800.000 euro di anticipazione di cassa, 750.000 euro non riscosse, e abbiamo dovuto chiedere ai cittadini che non pagano di farlo sull'acqua, sui rifiuti, sull'ICI, su tutto ciò, perché il concetto deve essere chiaro: dobbiamo pagare di meno, ma dobbiamo pagare tutti. Questo è l'elemento su cui noi intendiamo lavorare. Abbiamo ripreso il ragionamento sull'università e sul campus universitario. Noi vogliamo spendere quei 10 miliardi di lire che ci vengono dall'accordo del 99, ma vogliamo ritornare a parlare di corsi di laurea, master in questo territorio. Vedete, io ho una presunzione. Quella è una fortuna, quella di lavorare dentro un partito democratico, in un gruppo consiliare coeso, dove si discute, in una maggioranza solida, in una giunta di persone che hanno deciso di fare gli assessori per 170 euro al mese, che hanno deciso di rinunciare ai telefonini che ci costavano 15.000 euro l'anno. Ho la fortuna di essere in una squadra. Però dicevo, ho una presunzione: noi abbiamo assunto degli impegni, e gli impegni che assumiamo in termini politici, in termini programmatici, in termini personali, li manteniamo comunque e sempre. Questo è il nostro modo di agire. Avevamo un corpo di vigili urbani ridotto, glorioso, persone serie, capaci, ma lo abbiamo riportato ad avere numeri e personale. C'è ancora molto da fare per riorganizzare gli uffici, i servizi, per riportare le casse in maniera florida, però grazie a una serie di risparmi, a una serie di operazioni, abbiamo pagato arretrati precedenti, mandati di pagamento a fornitori, a servizi, a professionisti per 1 milione di euro. C'è, ripeto, molto da fare. Purtroppo siamo esigenti, per cui questa piazza, fino a quando non sarà fatta a regola d'arte, noi la rifaremo fare 100 volte, così come tutti i lavori di Bivona, perché ogni lavoro in questo paese va fatto rispettando il capitolato, gli accordi. Ormai pronto a svolgere al massimo la sua vocazione, che è quella turistica, che è quella di poter guardare con attenzione al turismo. Vedete, stamattina andando a Cammarata ho visto una delle strutture costruite con la SMAP, mi pare che si chiami Sole Luno, qualcosa di simile, e alle 9 del mattino c'erano 3 pullman, 150 persone che ieri sera dormivano là, pranzavano là, e stamattina ho visto altre strutture funzionare. Noi abbiamo bisogno di fare dello sviluppo il tema vero, dell'occupazione, di sostenere gli imprenditori, di sostenere i giovani che vogliono lavorare. E chiaramente non nego che svolgere il sindaco anche come deputato regionale mi ha aiutato a trovare i fondi per la Saira, ad avere la certezza di quelli del 2008, a poter discutere con i funzionari regionali, con gli assessori, a chiedere subito il cantiere, 25 persone lavoreranno per 8 mesi. Ritorneremo nei prossimi giorni a far ripartire una serie di iniziative di lavoro per le donne, in modo tale che garantiamo questo settore più debole. Dicevo, questa situazione certamente mi ha avvantaggiato non poco. Ora, io, quando è caduto Cuffaro, quando si è dimesso, devo essere sincero, per le prime 24 ore mi sono chiesto, ho chiesto alla mia coscienza se era il caso di fare un'altra campagna elettorale. Le campagne elettorali sono pesanti, dure, in giro c'è tanto sconforto, c'è l'antipolitica, dicevamo un attimo fa con l'avvocato La Barbieri. La gente è stanca, ma proprio perché in questo momento credo che sia necessario
tenere insieme quella rete di cui parlava Pasquale Amato, di cui parlava Carmelo Greco, tenere insieme l'entusiasmo, la voglia, in un momento in cui la gente è stanca, la gente vede la politica e vede le trasmissioni elettorali e magari cambia programma. Però l'alternativa a questo è Lombardo. Lombardo non è un giovincello, Lombardo nel 91 era già assessore agli enti locali, e poi rivedere Berlusconi, magari con i capelli, ma rivederlo al governo dell'Italia è una grande tristezza, perché comunque non si occuperà dei problemi della gente. Perché uno che in una trasmissione televisiva ha un problema serio, drammatico, del lavoro, del precariato, risponde offrendo la mano della figlia o del figlio, vuol dire che queste persone non sono nelle condizioni di dare risposte alla stragrande maggioranza degli italiani onesti e che vogliono una vita. Chiedo il voto per me, ovviamente, lo chiedo per servire questa comunità, per servire questa zona, per servire questo territorio, per servire la gente che della politica deve avere risposte trasparenti, corrette, risposte che guardino al futuro. Ma a quelli che non vorranno votare, io chiedo un voto per Anna Finocchiaro. Dobbiamo aprire una linea di credito verso governanti seri e non che chiudono sentenze drammatiche festeggiando il tutto a cannone. Noi abbiamo bisogno non più di tragedia, non più di comicità nella politica siciliana, ma abbiamo bisogno di grande serietà, e la serietà è data dagli uomini e dalle donne del Partito Democratico. Il 16 e il 14 di aprile nella scheda del Senato segnate il Partito Democratico, nella scheda della Camera segnate il Partito Democratico, nella scheda dell'Assemblea regionale segnate il Partito Democratico con la scritta Finocchiaro, e se volete scrivete Pare Pinto. Grazie. Thank you.